Stai guardando Dance Corner, siamo a Match Music. Oggi è passato a trovarmi un duo, e no, stavolta è uno. C'è Lorenzo Bartoletti dei Alfa Romeo. Alfa Romeo, sì. Perché manca... Manca l'altro... Prudo. Manca la mia spalla, Prudo, che purtroppo è... E c'ha la febbre. KO, 39 di febbre. Vabbè, dispiace, ma... Sì, spa con due piccoli che girano in casa è ancora più... E allora, allora è facile prenderla. Però è qui, insomma. Sì, ma qua. Adesso... Bravo. E lo salutiamo. Lo salutiamo. Lo salutiamo. Virtualmente. Comunque c'è Lorenzo a parlarci, sì, di Alfa Romeo. Sì, faccio le veci. La prima domanda è uguale per tutti. Okay. Chi è Lorenzo Bartoletti o gli Alfa Romeo? Prima di scoprire che siete dei DJ, producer, parlo al plurale ovviamente, al plurale, perché certo, sei qua per Alfa Romeo. Certo. Chi siete prima di scoprire che siete dei DJ, dei producer e dei discografici con una grande etichetta alle spalle? Fondamentalmente sono un ragazzo appassionato di musica, non è la classica risposta, ma è realmente così. E praticamente la musica fa parte della mia vita fin da sempre, perché io ho iniziato a studiare chitarra all'inizio, quando ero in prima elementare, l'ho studiata per 7 anni fino alla seconda media. Poi ho abbandonato, insomma, per altri interessi, poi è subentrato il club, lo sport, insomma, tante, tante cose che mi hanno portato poi a sviluppare il mio percorso in maniera diversa. Marzio invece, l'altro Prudo, lo chiamo Marzio, certo, essendo il suo vero nome, lui ha un background un po' diverso, viene più dal rock, l'indie rock, insomma, è cresciuto più in un ambiente extra club, che poi ci si è avvicinato grazie ad amici che gli hanno, insomma, fatto sentire qualche produzione più elettronica, qualche disco un pochino più sul genere più nostro, e lì si è avvicinato alla questione clubbing, insomma. E niente, quindi da appassionato di musica poi ho iniziato a girare per i club, poi vicino alla mia zona, che essendo di Pistoia, che è vicino Firenze, uno dei primi club, ricordo, è stato il Tenax, che credo. Insomma. Ragazzi, la Toscana è incredibile, sì, cioè sì, veramente... Tanti club. Tanti. E tanti artisti, tanti DJ. Tanti artisti, tanti club, insomma, tanti artisti toscani. Perciò, ce ne sono. Comunque essere cresciuto lì ti ha aiutato. Sì, è stato tanto, sì. Aver vicino anche un club come il Tenax, come anche come il Kama, insomma, che comunque gravitavano, insomma, gravitano tuttora al Tenax. Perciò all'inizio, grandissimi artisti. Tu hai parlato adesso di Tenax come clubber o come... Partito da club, come... ok. Da cliente fisso, andavo lì ogni evento, quando potevo, anche, insomma, da quando ero piccolo mi era concesso entrare nel club. Ovvio. Comunque sì, ero sempre lì, mi sono ascoltato credo tutti i DJ possibili e immaginabili, ero sempre lì a guardare, a osservare. Poi fortunatamente sono riuscito a entrare anche a suonarci in due occasioni nella serata Nobody's Perfect, che insomma mi ha un po' nel cuore, insomma, il Tenax è... Eri emozionato quando hai suonato? Sì. Beh, è sempre suonare a casa. Sì, perché suonare in casa, ma soprattutto in un club in cui entri come clubber, ti ci avvicini, insomma, in maniera un pochino più, sei vicino a casa, un club che hai sempre, fra virgolette, sognato, quindi è d'impatto. Soddisfazione, però mi ricordo che era, insomma, emozionante essere lì. Ma io di solito lo chiedo sempre, quando hai capito, perché avrai incominciato ovviamente... incominciare a esercitarti, a fare il DJ, quando hai capito che poteva diventare veramente il tuo lavoro? Ah, il lavoro credo quasi da ultimo, perché non prima era un hobby, una passione, la gavetta, a partire da quando avevo 17 anni e suonavo alle feste di paese fondamentalmente con gli amici, era un hobby, una passione, andavo ogni fine settimana a comprare dischi a Firenze, prendevo il treno, facevo avanti e indietro, Pistoia, Firenze, avevo un amico che mi aiutava, perché essendo un po' esile con le valigie dei dischi era un po' un problema. No, poi di solito gli amici si propongono sempre, sì, quando c'è, specialmente se devi suonare. Io anch'io ho avuto 3.000 portadischi, sì, vengo io, perché no, poi entrano gratis, sì, dietro questo, di te. Sì, sì, giustamente. Questo amico invece gli piaceva anche accompagnarmi. Gli piaceva l'ambiente. Sì, gli piaceva un po' la musica, insomma, anche lui è molto appassionato, ma accompagnava, insomma, lì, insieme con questi valigioni. Qualche cassetta la guadagnava. Qualche cassetta. Cioè, facevi tempo, qualche cassettina. Sì, sì, le cassettine se le guadagnava tu. Era il primo, ovviamente. Se ne meritavo. Dopo mi racconti magari veramente, certo, quali sono stati i primi club. Certo. Dove, anche perché tu poi arrivi dopo ci racconti, sì, arrivi, sì, dopo nel progetto Alfa Romeo, sì, che è quello, sono subentrato, che è quello che adesso state portando avanti. Sì.
Lorenzo Bartoletti qui a Dance Corner. Stai guardando Match Music, siamo a Dance Corner. A Dance Corner amiamo i DJ e oggi ce n'è uno. Dovevano essere due, ma ce n'è uno. C'è Lorenzo Bartoletti degli Alfa Romeo. Sì. Lorenzo? Guarda, sono già pronto. Tac, ho un regalo. L'avevo visto, per te. E via. Marzio non c'è perché ha la febbre, lo diciamo. Lo dividerò con lui. Dopo ci metteremo a pari. È firmato Dance Corner, è il centimetro. Perfetto. Tac, sei benissimo. Grazie mille. Grazie mille. Lo conoscevi già? Lo conoscevo già, sì. L'avevo già visto nelle varie puntate. Non sembra, ma il centimetro sta diventando famoso nei club. Sì, sì. Poi è bello, figo. Mi piace molto. Grazie. Ci piace. Prego. Aggiudica. Lorenzo, torniamo alla musica. Sì. Stavamo dicendo che tu inizi a fare il DJ. Tu hai detto, ho capito dopo. Ma molto dopo, che poteva diventare il tuo lavoro. Sì. Ma in quali club incominci? Sempre in Toscana, immagino. Sì, sempre in Toscana. A inizio la mia città, fondamentalmente, che Pistoia è un po' arida dal livello dance, club. Sì, viene in mente subito Pistoia Blues. Così. Sì, Pistoia però, Blues. Bravo. Pistoia Blues e per lo zoo. Non è conosciuta per a livello però di club. La musica. C'è stato qualcosa, però, locali come, ricordo, quando ero Banda, poi si è trasformato in Matilda. Adesso mi offenderanno, prima donna, perché se vedono la puntata dicono lui ha detto Pistoia Blues, ma invece c'è quel club. Io lo dico da milanese. No, poi io magari lo dico da pistoiese. Ah, non ecco. C'è un club di forse. Ora vedo qualcosa su Montecatini, però su un genere che non è quello che faccio io. Per trovare qualcosa di vicino bisogna andare a Prato, più vicino, visto che c'è il Club 999. Che è perciò dove hai iniziato tu, Lorenzo? Io ho iniziato, allora, la gavetta, io ho iniziato da veramente le feste di paese. Che mi dicevi? Nella mia frazione di Pistoia, che è Masotti, fino ad andare intorno alla montagna pistoiese, proprio feste di paese in cui c'erano due giradischi, un mixer, 30 amici, era festa. Barattavo, il cashier era un baratto con pizza e birra per me e per i miei amici, fondamentalmente. Poi da lì, piano piano, conosci quello, anche all'università, che io avendo fatto università a Prato, Firenze, quindi conosci quello che comunque organizza qualcosa. Poi ti cominciato a spostare Prato, Firenze, poi sono entrato dentro, ho fatto la canniccia a Forte dei Marmi, prima che purtroppo chiudesse i battenti totalmente, anche con la gestione Vannelli, quando c'era Vannelli. Poi sono Firenze, Tenax, poi insomma da lì conosce quello, l'altro. E i dischi? Hai iniziato subito a fare produzione, no, o è una cosa che è arrivata dopo? Molto dopo. Io ho iniziato prima come DJ, i dischi ho iniziato nella produzione nel 2007-2008. Primo approccio, perché insomma era arrivato un po' il momento, anche perché se non fai qualcosa di tuo non riesci a lasciare un segno, no? In quello che fai. Ho iniziato a collaborare con qualche label, fin da subito quasi sempre label estere, sudamericane, americane, fino ad arrivare a collaborare poi con vari Diva Music di Steve Lawler, Material Series di Safras, Suara di Koyu, insomma sono passato tutte queste fino ad arrivare poi a stampare su ultimo Trapez, per cui ho fatto remix, poi pago su una con la sua etichetta, la Mindshake, certo, Records. E per i dischi, cioè, ti affidavi a un team, facevi tutto tu? No, io devo fare, a parte le collaborazioni che ho fatto con altri artisti, ma quello è uno scambio, ovvio, con altri produttori, ho fatto cose con Matteo Matteini, con le French Brasserie, che era un gruppo con cui ho collaborato di Pisa, che poi ora credo non facciano più cose insieme, con altri ragazzi italiani e non esteri, però le cose che firmo io e che faccio io sono lento, magari ci metto di più, però le cose me le faccio totalmente da solo, perché se ho un'idea la sviluppo e la faccio io. E la fai tu? Sì, perciò totalmente. Ci dicevi, arrivare a Paco Suna non è stato facile. No, cioè, no, non è stato facile, perché dal momento in cui l'ho conosciuto era un momento che avevo appena fatto un remix per una label inglese, per un amico americano che mi aveva chiesto un remix per questa label, Leland McWilliams, che era uscito da poco su Cecil in quel periodo. Mm-hmm. Mi chiese questo remix, feci questo remix e incontrai Paco Suna una serata, che in quella serata facevo apertura, eravamo a Grosseto,
E gli lasciai questo remix, mi ricontattò, poi il remix mi piace, lo sto suonando, poi mi parlò del progetto, l'ho rincorso per mezzo Europa, Amsterdam, Ibiza, ovunque, Barcellona, perché lui è di Barcellona. Poi gli ho passato, insomma, mandami qualche demo, sto rilanciando la mia label, la Mindshake Records, vediamo un po', sto costruendo un team, poi da lì qualche che demo è piaciuta, fatto. Ok, sei dentro, poi l'agenzia, la Before Bookings, sono entrato in agenzia e poi, insomma, è andata bene, insomma. Direi. È un piacere lavorare con lui, che poi, a parte l'approccio lavorativo, siamo, insomma, ormai lo considero come il mio fratello più grande, fondamentalmente. E poi da lì Lorenzo ha conosciuto Marzio ed è entrato a far parte, perché già esisteva del progetto Alfa Romero, che già a me il nome sta a cuore, vabbè, io sono dalfista. Dalfista. Io non sono alfista, però mi sta a cuore. Però ti sta a cuore lo stesso. Lorenzo Bartoletti è qui, non lo lascio scappare, ci deve ancora raccontare tutto degli Alfa Romero. Sto qui a Dance Corner. Stai guardando Match Music, siamo nella nostra redazione musicale, oramai la conoscete, siamo a Dance Corner, io sono Christian Vlad e davanti a me oggi c'è Lorenzo Bartoletti, o meglio gli Alfa Romero, sì, parte degli Alfa Romero. Parte degli Alfa Romero. Marzio non c'è, è influenzato, purtroppo però adesso ci racconti. Manca. Adesso ci racconti, sì, di Alfa Romero. Sì. So che ci hai raccontato che arrivi finalmente dopo tanta gavetta a collaborare con Paco Zugna e a quel punto poi arriva, sì, è il stato tuo approdo agli Alfa Romero. È stato, diciamo, se non in sincro con il mio avvicinarmi a Paco Zugna, alla sua equipe, eccetera, perché comunque io ho conosciuto Marzio a Miami, suonavamo allo stesso party alla conference e ci siamo conosciuti lì, come, insomma, lui era lì come Pluto, ovviamente, io come Bartoletti in questo evento, ci siamo conosciuti. E non sapevo che avesse interrotto il percorso con Francesco Eclat, che era il suo socio era il suo socio fin da quando è nato il progetto Alfa Romero. Tornato in Italia, un nostro amico comune, che poi adesso insomma Andrea, label manager, che è qua, e è stato lui che poi gli venne in mente di suggerire a Marzio: guarda, secondo me Lorenzo potrebbe essere la persona adatta ad affiancarti nel progetto Alfa Romero. Marzio ci pensò e disse sì, fondamentalmente potrebbe essere la persona adatta. Ci siamo messi in contatto dopo un primo periodo di rodaggio, insomma, in cui dovevamo un attimo vedere se c'era anche il feeling, no? Il studio, eccetera, per poter iniziare a fare qualcosa insieme. Questo feeling c'è stato da subito. Quindi si è detto: ok, partiamo col progetto Alfa Romero. Quindi c'è stato un primo affiancamento di un paio di mesi, poi piano piano abbiamo visto che comunque in studio eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi il primo progetto che hai tirato fuori come Alfa Romero con te qual è stato? Sunday Bones, la traccia che è uscita su Titbit, che era un ex etichetta discografica di Squillace, poi passata a Giancarlo Lanza, e fu, diciamo, la prima traccia come Alfa, e andò bene, anche perché è stata poi licenziata su due compilation defective, quindi tante soddisfazioni. È stato bello perché comunque due compilation, fra l'altro Defected in the House Miami e subito Ibiza, che è la sono le due compilation più importanti, sì, diciamo, poi, dell'anno, cosa, di solito, di Defected. Sì, la cosa bella è stata che quella di Miami era compilata e mixata da Pete Tong e Groove Armada. A me, amo Groove Armada, quindi per me è stato bellissimo. La seconda invece classica, mixata da Simon Dunmore, boss Defected. Insomma, c'è stato questo, insomma, è stato un bel pass, poi soprattutto perché era la prima vera traccia come Alfa Romero, quindi è stato, insomma, essere scelti da personaggi, sì, di questo calibro, ti fa capire che comunque, insomma, sì, la traccia valeva, insomma. E da lì poi il percorso Alfa Romero, arriva l'etichetta, arriva subito prima ci sono... Allora, fatto questo, l'etichetta era un'idea che Marzio aveva
da prima di conoscermi, da prima di riprendere in mano il progetto Alfa Romeo. Lui aveva sempre questo desiderio di aprire questa etichetta discografica come Alfa Romeo Recordings, però essendo da solo magari perdi anche un attimo lo stimolo di volerlo fare, di non avere un'equipe intorno che magari ti aiuta, ti dà un attimo anche lo stimolo per farla, no? Sono entrato io, mi propose questa cosa dopo un po' di tempo, e siccome anche nei miei obiettivi prima o poi aprire una etichetta discografica, abbiamo insomma messo insieme l'idea e poi siamo partiti insieme ad Andrea, che poi è diventato quello che ci ha fatto conoscere, certo. Insomma, è diventato il nostro label manager, poi piano piano si sono entrati nel calderone Alfa Romeo Recordings altri personaggi come Manuel, che è un disegnatore di gioielli, è entrato come il nostro creative manager, Francesca, che adesso si occupa delle pubbliche relazioni. Insomma, siamo diventati una bella famiglia. Funziona, sì. Siamo tutti molto in sintonia, quindi... Io direi che dopo entriamo ancora più nel vivo sì, di quello che è il lavoro dell'etichetta. Certo. Lorenzo è qui, non lo facciamo scappare. Non scappo. Perché voglio arrivare poi a scoprire anche gli artisti e quelli che arriveranno sempre su Alfa Romeo, qui a Dance Corner. Siamo di nuovo in studio, stai guardando Match Music, siamo a Dance Corner e oggi a fare una chiacchierata con me sono venuti Lorenzo Bartoletti degli Alfa Romeo e c'è Andrea, che è il label manager. Ciao Cristian. Posso dire così, sbaglio? No, perfetto. Dell'etichetta Alfa Romeo Recordings. Sì. E adesso mi raccontate però, perché parlavamo con Lorenzo, ho parlato di come è nata l'etichetta da un'idea di Marzio, che non è qui perché non sta bene, lo no, diciamo purtroppo, sempre. Purtroppo oggi era influenzato, però dall'idea di Marzio, che aveva già, nasce Alfa Romeo l'etichetta. Sì. E a quel punto raccontatemi voi. Siamo entrati un po' in vari step, siamo entrati io prima come artista a suo fianco nel progetto Alfa Romeo. Poi abbiamo deciso insieme di aprire questa etichetta, io, Marzio e Andrea, che poi è il level manager, quello che tiene rapporti. Ed è musicista. Sì, ed io è musicista. Lavoravo già con Marzio, e facciamo musica fondamentalmente, poi in base a quello che esce fuori dallo studio decidiamo dove, prima che succedesse questa cosa di Alfa Romeo. Poi io conoscevo Lorenzo, siamo amici da un po' di anni, quindi è una persona... Come già vi ha raccontato, ho presentato Lorenzo a Marzio, gli ho consigliato di chiedere a Lorenzo se era interessato a diventare il duo Alfa Romeo, perché credo che Lorenzo sia una persona meritevole, che una merita. Persona di talento, una persona seria sul lavoro, perché nel vostro mondo lo sai benissimo, che ci sono degli scalmanati, quindi io prima di consigliare una persona a un amico voglio assicurarmi che sia una persona... E lui da musicista, da quello che ho capito, con parecchi scalmanati ha avuto a che fare nell'ambiente. Sì, è normale. Perché essendo musicista mi sa che hai fatto un po' di... Sì, ho fatto veramente di tutto. Cioè mi piace fare... qualsiasi cosa, la musica eclettico. È la musica. Un musicista, quindi... secondo me, io lo deve vedo essere. Eclettico, poi certo, io ognuno... Certo. DJ, no? Sentite, ma spiegatemi come nasce un progetto Alfa Romeo e quali sono di solito gli step, se c'è, ovvio che la ricetta non è mai una e non esiste, però di solito come nasce un progetto e magari quali sono le mansioni, visto che abbiamo qui un label manager, certo. Magari se ci spiega... Allora, dal punto di vista Alfa Romeo Duo, come nasce è da un'idea. Mettiamo lì in studio, mostra, se c'è un'idea nostra, ci mettiamo lì. Beh, sicuramente avere Andrea che... è vero che sei musicista anche tu, però avere Andrea... Lui è il vero musicista. È il vero... Sì. Lui è anche Marzio, perché comunque viene da un background diverso dal mio. Io sono nato prima come DJ e poi come produttore, pur avendo studiato musica, però... Lui invece Marzio è il contrario. Marzio è stato il contrario. Prima ha avuto un approccio da musicista nell'ambiente rock, indie rock, e poi dopo si è spostato sull'ambiente club, certo. Facendo produzioni più elettroniche. Certo. Quindi siamo un duo che comunque abbiamo avuto un background inverso, diciamo, no? Un passaggio inverso alla club calcio. Quindi. Ovvio. E lui è il musicista che fondamentalmente diciamo quando che un progetto è finito. Consulenza è... Quando un progetto è finito, lui è quello che insomma ascolta il progetto e dice. Ok, secondo me ci siamo,
va bene. Io poi vengo dal jazz, dal soul, dal funk, dalla musica, diciamo, nera. Quindi Marzio ha più la sensibilità del rock, della new wave, del dub al limite. Quindi lui invece ha proprio la sua sensibilità è quella del club, dei giovani, delle sonorità moderne, della pista. Quindi è fondamentale. Una squadra. Bisogna sempre avere. Anzi, sembra partita. Che così, infatti. Sì, sì, bisogna sempre avere un piede in console e un altro in pista. Come a livello di master lo fate voi o no? Vi affidate a uno studio di Berlino, la Man Made sì, di Tim Xavier di Berlino, che fanno un lavoro ottimo, eccezionale. Molto tempistica bello. Ottima. Cosa bolle in pentola come etichetta? Ho visto che c'è Betocco. Sì. Nuovo, noi abbiamo già passato il video, ci piace molto. Allora, è un artista che mi piace tanto. Betocco è innanzitutto una grande persona. È di origine messicana, trapiantato a Londra, vive là. Un bellissimo studio, siamo andati a trovarlo prima di iniziare la collaborazione con l'etichetta. E sì, Betocco è uno degli amici di Alfa Romeo Recordings, perché è stato il primo che è entrato da subito e ha creduto nel progetto, facendo il remix della prima release di Alfa Romeo Recordings ad Alfa Romeo, perché giustamente abbiamo avviato la nostra etichetta con un nostro origine. Giusto. Poi ci ha fatto un original che è stato remixato da Leon. Insomma, adesso poi abbiamo avuto una release di Davide Squillace, un remix di Davide Squillace e Prudo, un remix di Patrick Lindsay. E adesso, sembra che i nomi catalogo non sono piccoli, ben fornito. È un'altra persona di grande cultura musicale, perché non so se sapete, forse Lorenzo lo sa, ma lo zio di Betocco è l'editore dei Bananarama anche. Sì. Cioè, hanno uno studio di quelli degli anni 70 con il banco analogico, e di lì sono passati un sacco di gruppi degli anni 80, della disco degli anni 80, quindi sì. E hanno una casa editrice che ha in edizione tutti questi grandi artisti, quindi lui proviene da un background musicale notevole e si sente dalle produzioni. Motivo in più per essere fieri che assolutamente è un po' il nostro progetto. Sì, siamo fierissimi di averlo in squadra, perché soprattutto è una persona che crede e ha sempre creduto dall'inizio nel progetto. Lui è stato uno dei primi a cui abbiamo parlato dell'etichetta. Mentre nuove release che stanno per uscire, lunedì, di cui volete parlarci? Lunedì prossimo esce il prossimo EP di due ragazzi di Cesenatico, Danilo Cardace e Lia Perazzini, due ragazzi giovanissimi italiani, fortissimi, che hanno una maturità, una personalità in quello che fanno, che raramente si trova in giro, molto forti, remixati da un nostro amico Cipi di Barcellona, Get Physical, Kindish, insomma, una bella release che funziona un po' per molte situazioni. Poi dopo, insomma, avremo altri personaggi, qualche cosa posso dire, qualcosa... Io sto tentando. Sì, devo fare. Dice. Avremo Tag Fucker, farò remix, reboot, insomma, e poi altri nomi più avanti che però per il momento... Ma come Alfa Romeo lavorando? Stiamo lavorando alla prossima release di Alfa Romeo Recordings, ci stiamo lavorando adesso, più qualcos'altro che insomma... In realtà ci stiamo portando avanti, nel senso che... Sì, ci stiamo facendo... Viene fuori un sacco di materiale, quindi poi decidiamo come... Siamo in visione di un album, magari fra un bel po', però... C'è nell'idea del gruppo. Vogliamo anche il video. Beh, ma voi su questo devo dire che ci date soddisfazione, perché i videoclip vi piacciono e li fate. Lo standard nostro promozionale è ottime grafiche. Guarda che video, infatti. Puntare questo sull'artista italiano, valorizzarlo. Così ci piace, andate avanti così. No, io tanto non lo faccio scappare. Andrea, è stato un piacere conoscerti. Guarda, piacere mio. Lorenzo non lo lascio scappare, perché poi voglio sapere invece nel live come suonano. Io ogni intervista, due domande sono diritto e una di queste è sul live. Non c'è problema. Perciò lo siamo devo sapere. Lorenzo e Andrea dell'Alfa Romeo Recordings, in questo caso, qui a Dance Corner. Random Match Music, siamo a Dance Corner, lo sapete, ogni giorno ci vengono a trovare dei grandi DJ e oggi c'è Lorenzo Bartoletti degli Alfa Romeo. Sì. Eh sì.
Prudo non è potuto venire, causa influenza, però sempre, ripeto, dico sempre. No, ripetiamolo sempre. Oggi però manca per quello, però è come se fosse qui con noi. Sì. Senti, chiedo sempre ai miei ospiti con cosa suonano e come scelgono la loro musica nei loro DJ set. DJ perciò set. Non puoi scappare, sono curioso di sapere voi, Alfa Romeo, nei vostri live cosa usate per suonare. È molto semplice, diciamo, perché il modo con cui ho di suonare io è lo stesso con cui suoniamo anche come Alfa Romeo. Allora, facendo un breve excursus, sono partito dai vinili, come Marzio, lo stesso, certo, perché era un periodo in cui abbiamo iniziato, anche se certo, non ci conoscevamo. Il metodo era quello, vinile, poi io sono passato al CDJ, insomma, l'ho provati tutti, poi da ultimo Traktor per comodità, perché comunque è un bel database che ti permette di portarti ovunque, poi quando inizi tutto a girare tanto devi avere un qualcosa che ti permette di essere più comodo, no? E adesso suoniamo con computer, l'app Traktor, CDJ, non in time code con la scheda audio, perché con il nuovo sistema con cui Pioneer è compatibile pienamente con Traktor, sfruttiamo direttamente la scheda audio interna dei lettori CD, che ti permette di avere un passaggio in meno in cui non metti mani dietro il mixer, colleghi direttamente, no, è più comodo, USB collegata direttamente dei CDJ, suoni sempre comunque, metti i dischi a tempo, non c'è sync, non c'è sync. Perché comunque è divertente, non è che è un pregiudizio, per carità, no, però no, no, è divertente per noi, per me, insomma, mettere a tempo due dischi, no? Questa direi. E quindi suoniamo in questo modo. Ma è un back to back o fate magari due o tre pezzi a testa o... È un back to back, tracce okay, a monte selezionate insieme, mm-hmm, un solito laptop, back to back, un disco dietro l'altro, però siamo... È un back to back, però interveniamo un infatti, po', no? L'uno sull'altro, siamo molto in sincro come gusto, selezione come musicale, cioè cambia da posto a posto o comunque più o meno... Sì, cambia da posto a posto, pubblico, feeling, se festival, suoni di giorno, club, se suoni di sera, se suoni all'aperto, se suoni al chiuso, club scuro, club... Cambia sempre, no? E la scelta invece della musica, cioè come la fate? Soliti portali, andate a comprare lì? O magari la maggior parte sono bootleg, produzioni vostre, demo che vi arrivano, promo? C'è uno scambio anche tra colleghi, amici? Sì, immagino, uno scambio tra colleghi, promo che ti arrivano dalle varie agenzie di promo. Perciò la maggior parte è così. Il 90% credo sia promo. Promo, qualche disco vecchio, magari qualcosa di nostro che non uscirà mai e ce lo teniamo. Anche bootleg? Qualche... No, un poca... bootleg c'è, che insomma ce lo insomma, ce lo teniamo bootleg, lì. Comunque se lo tieni è sempre buono, eh? Cioè sì, il bootleg sì, non va, no, il bootleg non diventa non, vecchio, no, perché no, poi non va mai, è sempre la chicca giusta nel momento giusto magari. Infatti. Poi le demo che magari non escono, che sono lì, però sono buone da suonare, che magari non le vogliamo far uscire, però comunque ci sono e le suoniamo. C'è una serata, un evento, una gig a cui sei più legato? Sì, sì. Che avete fatto? Allora, come Alfa Romeo sicuramente il nostro primo showcase a Barcellona con Cipi al Macarena, che quella è stata una serata after compreso... Memorabile. Memorabile per la gente, tanti amici venuti dall'Italia, dei miei amici sono partiti direttamente dall'Italia, siamo venuti là, hanno fatto festa con noi, insomma è stata una bellissima serata. Serate singole invece che ho fatto io, ci sono Club 4 a Barcellona, che è il club di Facosuna, in cui una tantum riesco, insomma, nei vari showcase dell'etichetta, poi date in America, che sono legato a Minneapolis, Chicago, insomma, tante situazioni che mi porto dietro, belle, molto. Come Alfa Romeo c'è qualche festival o qualche data che già avete... Sì. Il procento di fare che vuoi. Sì, che puoi ci dirci. Siamo Natale a casa, vicino a casa nostra, al Vibe a Bientino, un locale nuovo gestito da due Bruni e Daniel, che sono due produttori di Yuma Records, anche bravissimi ragazzi, ottimi produttori, ottime release, hanno la direzione artistica di questo locale. Sarà una serata fatta un po' in famiglia, perché ci sarà il nostro booking, Reflex, tutta la famiglia. Ah, grande. Ci sarà Romano Alfieri, noi e Bruni e Daniel, sì. Quindi sì, sarà vicino casa, questa è la data più imminente. Grande, salutaci. Poi, tutti i ragazzi che volentieri sono amici volentieri del nostro programma. Ho visto. Senti, prima di salutarti ti chiedo, avete fatto tante produzioni e tante collaborazioni, ce n'è una che vorresti
che vorresti fare, magari anche a nome di Marzio, c'è una collaborazione così? Allora, istinto, subito ti dico sicuramente un disco con Beethoven. Ah, non l'abbiamo mai fatto. È fattibile, magari ci sarà, però è, come ora è un'idea. Ah, se me lo dici, ci piacerebbe, perché comunque è un amico, ci troviamo bene, crede nel progetto, quindi... Io sono di parte, perciò mi piace molto, allora non vedo l'ora di sentirla. Ovviamente... Se sarà. Con voi sfondo una porta aperta, aspetto il videoclip. La prossima volta ci vediamo a Match per lanciare un vostro videoclip. Lo facciamo volentierissimo, con tutti i nostri amici. Perciò. Super volentieri. Okay. Lorenzo, è stato un piacere averti qui. Piacere mio. Salutaci tanto Marzio. Ma sicuramente sono sicuro che quando lanceremo un vostro videoclip qua con saremo voi, insieme. Marzio sarà qui. Perciò certo. Avremo modo di salutarlo e di conoscerci. Alfa Romeo, Lorenzo Bartoletti, qui a Dance Corner. Big up. Ciao a tutti.